Amici sportivi all'ascolto, appassionati di calcio a 5, appassionati di mondo futsal, torna l'appuntamento con il massimo campionato regionale, quello di Serie C1, il Pala Lavinium. Ancora il teatro di una nuova sfida di campionato con le formazioni dello United Pomezia, che questa sera affronterà il Città di Fondi. La più cordiale buonasera da Daniele Porcelli, che vi parla, Favero, Lauretti, Bacoli, Lamante e Caparone. Questo è il quintetto iniziale. Risponde Filippini, Armenia, Mrak, De Cicco e Cenicola. Parte in questi istanti il confronto. Ancora Bacoli, prova la palla messa in mezzo, la tocca De Cicco. De Cicco spala la porta, attende anche l'inserimento dei compagni, poi la possibilità per dare a Cenicola, tiro debole che vede Mrak libero, riesce a servirlo De Cicco, poi il piattone che se ne va sopra la traversa da parte di Cenicola. De Cicco, Armenia, poi Mrak, prova la conclusione, Favero in due tempi. Armenia, Cenicola, Giordani, il tiro e la risposta da parte di Filippi, arriva, se ne va in avanti Mrak, prova la forzata, Giordani, la palla messa in mezzo, Lamante spreca tutto, possibilità per dare a Filippini, adesso prova l'imbucata con Armenia che si avvita e cerca di andarsene, prova la conclusione, poi palla ribattuta e poi De Cicco non riesce, in mezzo prova l'imbucata, si fa soffiare il pallone da Mrak, ancora De Cicco, Luca De Cicco, ed è il gol del vantaggio. De Cicco, Bacoli ha provato il colpo al volo, Caparone, Armenia, Mrak, ancora c'è Moncada, il piattone di Mrak si perde sopra la traversa, Giordani fermato da De Simoni, poi se ne va De Simoni, c'è l'uscita di Peruzzo sulla linea centrale del campo, c'è l'imbucata, tocca Carloni, recupera subito De Simoni, prova centralmente, poi Moncada sulla ribattuta, era piuttosto defilato, Lauretti all'indietro, testa, carica il tiro, Filippini in due tempi, Lauretti per vie centrali senza commettere fallo, testa, prova la conclusione, poi allontana Di Cicco, scambia con Mrak, poi Lauretti, il tiro di Filippini sul corridoio, la dà in mezzo per Vernillo, poi la serve a Caparone svirgolando il tiro, Cenicola che cincisca un po' sul pallone, riesce a darla indietro, Rozzi se ne va per corsie centrali, Mrak, il tiro del palo e poi Rozzi non riesce a correggere la serie di direzioni, Cenicola, la palla messa in mezzo, la recupera però la difesa, Vernillo, Cenicola, Lauretti, testa, arriva il pallone in mezzo che allontana Cenicola toccando il pallone e mettendolo fuori, Bacoli, Giordani fa passare il pallone tra palo e le gambe di Filippi ed è il pareggio del Città di Fondi, all'indietro per Bacoli, direttamente in avanti, si gira Lamante, Mrak per De Simoni, la palla messa in mezzo, De Cicco, il tiro di Simone, Mrak, United 2 Città di Fondi 1. Favero ancora fuori dai pali, carica il tiro svirgolato e poi sulla ribattuta ci prova anche Lamante, Bacoli poi allontana, c'è Lamante e poi il pallone recuperato da Armenia, il tiro sopra la traversa, Bacoli apre un corridoio per Giordani, poi Lauretti tira e ribattuto il pallone, si distende De Simoni, Armenia, Giordani al centro, il tiro che fa la barba al palo, Mrak, Lamante, lotta, palla che viene in avanti,
il tiro di Giordani debole. De Cicco, ancora Lauretti, bravo a recuperare. Bagoli, la palla messa in mezzo, il tiro! E c'è Jacopo Caparone che la manda sotto la traversa per il 2-2 del Città di Fondi. Esce fuori De Cicco, riparte, un 3 contro 2 per Carloni. In mezzo, non arriva il taglio. De Cicco prende il pallone e poi lo va a calciare, ma c'è sulla traiettoria ancora Favero. Basso per Mrak, poi il tiro, c'è il tocco, c'è calcio d'angolo. Pini fermato da Giordani. Moncada, prova Moncada, non c'è nessuno, la palla in mezzo, Moncada ci prova ad andarsene e poi anche a calciare.